Ne hanno vendute più del previsto proprio perché era ibrida. Sto parlando del primo modello della Lexus RX, una macchina che nella categoria dei grandi SUV ha offerto una versione ibrida prima di tutti i concorrenti. Questo è il nuovo modello, vediamo com'è e come va nella nostra prova del perché comprarla. Fuori com'è? Beh, non si può dire che passi inosservata o che abbia un'aria noiosa. Le forme, viste da certe angolazioni, sembrano più ammorbidite del solito, un po' più smussate rispetto ad altre Lexus. Ma come potete vedere, per il resto, la carrozzeria resta parecchio spigolosa. Questo bel colore blu con riflessi viola comunque aiuta a mimetizzare le dimensioni. Come anche il lunotto, molto inclinato. Insomma, le linee spinte, ricercate e originali a tutti i costi continuano a caratterizzare questo marchio, che paradossalmente invece vuole essere un'alternativa per passare più inosservati rispetto alle auto di lusso tedesche. Curioso, no? È spaziosa, eh? Vediamo un po', tenete conto che è un macchinone che sta appena sotto i 4,90 m. La RX è un'ibrida 4x4, per cui le batterie e il secondo motore elettrico per la trazione integrale tolgono spazio al bagagliaio. Si parte da un minimo di 539 litri. Il pavimento rialzato però ha il vantaggio di essere a filo con la soglia per far scivolare bene gli oggetti. I rivestimenti sono un mix di moquette morbida e plastiche robuste, di prese elettriche ce n'è una da 12 volt e ci sono diversi ganci. Sotto il pavimento lo spazio è poco, ma nei pozzetti si possono organizzare gli oggetti. Non c'è la ruota di scorta e i tasti per ribaltare i sedili sono elettrici e c'è pure il vano centrale per gli sci. L'altezza da SUV è comoda perché ci si può lasciar scivolare comodamente dentro. E poi ci si coccola con la tendina parasole. Un po' più di spazio per i piedi ci vorrebbe, perché la sistemazione delle batterie toglie centimetri, come anche il sedile davanti quando è regolato in basso. Per le gambe spazio ce n'è a volontà e chi è più alto può regolare il cuscino in lunghezza e inclinare lo schienale elettricamente. Al centro il pavimento è perfettamente piatto perché non c'è l'albero di trasmissione per la trazione integrale, però non ci si sta con la testa. Le bocchette sono due, la presa elettrica una e ci sono i sedili riscaldabili. Se ho dei bambini... L'apertura delle porte posteriori è più che comoda e non vi farà dannare troppo con i figli. Gli attacchi ISOFIX sono annegati ma ben raggiungibili, però mancano al centro, come invece sulle monovolume. E la sicurezza delle serrature è troppo facile da sbloccare per i bimbi. Un passeggino ci sta in larghezza, in lunghezza solo spostando il sedile. E la qualità? Le Lexus sono tra le migliori quando si parla di cura costruttiva. Giusto un paio di dettagli per farvi capire. Il movimento del vetro elettrico è molto morbido, come anche il volante in cui si può affondare il dito. E c'è anche l'automatismo per la ventilazione e il riscaldamento dei sedili. Una delle prime cose che si apprezzano è come sono stati accoppiati tra loro materiali diversi, pelle, metallo, legno, anche in forme più complicate come nella zona curvata della console centrale. Poi ci sono gli assemblaggi, molto solidi, e la componentistica, come la Hi-Fi Mark Levinson di serie sulla versione più ricca, davvero al top. Tra i portaoggetti c'è anche quello per ricaricare lo smartphone senza fili. È ben accessoriato. Gli optional sono pochissimi. Nel caso dell'allestimento base, solo il tetto apribile elettrico e la vernice metallizzata o perlata, mentre di serie ci sono già comodità come il sistema di entrata e uscita facilitata, giusto per fare un esempio. L'allestimento F-Sport è più deciso esteticamente e come finiture, con la possibilità di aggiungere la telecamera panoramica a 360 gradi, l'head up display e, come accennato prima, l'impianto della Mark Levinson, incluso invece sulla RX Luxury. Come funziona il navigatore? Lo spazio sullo schermo da 12,3 pollici non manca. E infatti la schermata si può dividere in due. Al mouse in mezzo ai sedili bisogna fare un po' di abitudine. Non è così immediato come i rotori che ormai sono diventati lo standard. I tasti per lo zoom e i pulsanti per richiamare subito la mappa e il menu principale invece sono intuitivi. Non al passo con il mondo degli smartphone, nemmeno i comandi vocali. In città come va? Sono due risposte a questa domanda. Essendo un'auto ibrida e un SUV, la RX permette di muoversi molto comodamente a bassa velocità e nel traffico, in perfetto silenzio e stando seduti in alto. Quando poi interviene in movimento il motore 3005 V6, il rumore continua a rimanere contenuto perché i giri restano più bassi rispetto ad altre ibride con motori più piccoli. Da grande soddisfazione anche passare sui tombini e sul pavé senza fare una piega, perché la RX ha delle sospensioni che assorbono benissimo. Dove fa invece un po' fatica è nelle stradine strette di certi quartieri o in manovra. Ci sono tutte le telecamere e i sensori che volete, però la carrozzeria è ingombrante. È bella da guidare? Le
Le sensazioni sono quelle tipiche delle altre ibride Toyota e Lexus, studiate per guidare rilassati, e quindi la risposta dei motori, di tutti i comandi, sempre morbida, fluida, invoglia ad avvicinarsi alle curve senza perdere troppa velocità e quindi frenando un po' prima, gradualmente, recuperando energia per le batterie e poi riaccelerando progressivamente in uscita. Quando però affondate l'acceleratore in un sorpasso o in salita, c'è una differenza. Il rumore è quello molto bello di un 6 cilindri e la potenza totale, tenendo conto anche dei motori elettrici, è di 313 cavalli con una coppia di 335 Nm. La ripresa è davvero notevole per una macchina che in condizioni di marcia non si allontana molto dalle 2,5 tonnellate di peso. In curva lo sterzo leggero nasconde un po' tutto questo peso, è abbastanza preciso e non obbliga a correggere troppo, anche perché una volta che impostate la traiettoria le gomme 235/55 sul cerchio da 20 danno tanto appoggio. Il pedale del freno invece ha la tipica risposta delle auto ibride, quindi affonda subito e poi dà tutta la risposta frenante insieme, e qui torna a farsi sentire il peso perché nelle decelerazioni bisogna calcolare bene gli spazi. Spettacolare poi la visibilità di notte con i fari automatici intelligenti e ai massimi livelli anche l'isolamento acustico. Davvero i frusci sono molto bassi per un SUV di queste dimensioni, con una carrozzeria che ha tanta resistenza all'avanzamento, e gran parte del merito è dei finestrini che sono doppi. Molto efficace anche il sistema di mantenimento automatico della corsia, perché le correzioni sul volante sono giuste e non sono fastidiose. Quanto consuma? In città girerete intorno ai 10 km con un litro, fuori città invece 11, salendo a 16 con un litro a velocità costante sulle statali, tornando invece a fare 11 km con un litro in autostrada, per una media generale di 12 al litro, circa 8 litri su 100 km. Quanto costa? La versione Executive 69.000 euro, la Sport 74.000 e la Luxury 76.000 euro. Difetti? Il bagagliaio rispetto a concorrenti di lunghezza paragonabile è più piccolo, e al di là delle dimensioni si fatica sempre un po' a percepire gli ingombri della carrozzeria nelle strade strette. Altra piccola scomodità, la funzione Hold, che permette di tenere l'auto ferma in coda senza che dobbiate tenere il piede sul freno, si disattiva quando spegnete il motore, chiudete le serrature e andate via, e dovete riattivarla ogni volta che usate la macchina. Qual è la versione migliore? Visto che parliamo di cifre importanti, starei comunque sulla top di gamma Luxury, che ha di serie anche il Mark Levinson e un'estetica più in linea con la filosofia raffinata della macchina rispetto alla F Sport. La consiglieresti? Chi ha deciso di comprare un SUV di lusso potrebbe essere molto interessato alla RX, soprattutto per i vantaggi che le auto ibride hanno in molte città, come poter entrare in centro o parcheggiare gratis, e apprezzerà ovviamente anche la sua guida super rilassante, che è poi quella più giusta per auto così grandi e comode. Grandi SUV ibridi sono sempre di più: Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE, Range Rover Sport e Porsche Cayenne, o anche Volvo XC90. Confrontatele tutte usando il nostro Trovauto assieme agli altri SUV della categoria, e seguiteci su Twitter, mettete mi piace sulle nostre pagine Facebook e Instagram, e iscrivetevi al nostro canale YouTube, dai!